È di circa 100.000 euro l'investimento destinato dall'amministrazione comunale per il restauro di un tratto delle mura malatestiane, 91 metri del lato strada e 63 del lato ferrovia per la precisione, messi a dura prova dall'aggressione delle piante di cappero e delle erbe infestanti, fino a provocarne lo sgretolamento in alcuni punti. Noi continuiamo a prenderci cura della città e lo facciamo intervenendo lungo via mura malatestiane, dove appunto le mura dei malatesti hanno subito nel tempo, diciamo, una sorta di trascuratezza, per cui abbiamo affidato dei lavori a una ditta di Roma che si occupa di restauro con un cucci-scucci, con la sostituzione dei mattoni esistenti con mattoni vecchi che si, diciamo, riprendono la trama delle mura, le mettiamo in sicurezza e riteniamo anche che lo stiamo facendo in questa parte come in altre parti il meglio che possiamo. Le mura che uniscono la fortezza malatestiana al bastione San Gallo presentavano infatti parti mancanti che rischiavano di indebolire l'intera struttura. E così, anche se non è stato possibile estendere i lavori per tutta l'altezza delle mura a causa della presenza di linee di alta tensione e della ferrovia, il prossimo 5 giugno, salvo imprevisti in corso d'opera, le mura saranno riconsegnate nel loro antico splendore ai cittadini. Così come i posti auto nel perimetro stradale che circonda le mura, che a causa del cantiere in atto erano stati sacrificati.